Dobbiamo fare una prova. Prova, tieniti qua, Gianna. Prova, uno, uno, due. Allora, in realtà... Così. Avvicina pure quella. Purtroppo devo adesso fare... Tieniti sull'ultima. Dino, vieni qua. Andiamo a vedere se si può trovare una persona. Ok, vai vicino a Gianfranco. Ok, perfetto, ci siamo. A posto. Siamo di Zianda. Monica, che sei? Non ti sento più. Oh, vedi, vedi un attimino se comincia a sentire un po' che c'è. Aspetta, ti dico. Le vedi le immagini perché mo ho messo... Sì, un po' di frida c'è. Uno, due, prova. Uno, due, prova, uno, due. Daniela? Prova, uno. Prova, uno, uno. Mi senti? Senti anche il microfono? Mi vedi adesso? Mi vedi con il microfono in mano? Lo so, c'è un po' di differenza, aspetta. Mi vedi con il microfono in mano? Sì. Comunque l'audio adesso lo senti, no? Senti anche la musica? Ok, dovresti sentire. Si sente bene? Perfetto, grandioso. Ok. Ci sentiamo più tardi. Ok. Okay.
sembra? Sei in diretta, Gianfra, audio e video a posto, ti chiama. Bello della diretta, dovessero finire la batteria, abbiamo la batteria. Sei bella. Siamo anche in diretta. Ma sei in forma? Hai capito, però siamo in diretta. Già adesso siamo in diretta. Con la però fanno pensare. Cosa genere, Francesco, non lo sai? Non tu, padre.
E questo è una situazione come valorizzata, no? Monica, c'è il numero degli spettatori. Per il momento due. Noi? No, noi andiamo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh my God.
attimo. Allora, sì, ma poi svegliamo. Allora, prova, Francesco, prova. 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 Sì. Prova. Buonasera a tutti. Possiamo a questo punto cominciare questo nostro piccolo incontro dedicato a delle tematiche che ci stanno molto a cuore. E si tratta di due lati, due facce della stessa medaglia, la legalità e l'ambiente. L'una non può fare a meno dell'altra e questa moneta non potrà mai circolare veramente, liberamente, fino a che tutti gli attori coinvolti nel funzionamento facciano la propria parte. Stasera noi vogliamo offrire un approccio positivo alla tematica, approfondendo sia le criticità che ancora in particolare, anche se lei ancora vive alcune criticità, ma nello stesso tempo segnalare alcuni passi in avanti fondamentali che in questi anni il nostro paese ha fatto, la nostra cittadina ha fatto. Siamo passati da un'emergenza totale a un vivere civile migliore che a sua volta potrà essere ulteriormente migliorato. Oggi vi proponiamo attraverso la figura del dottor Auriemma uno spaccato del suo lavoro. Il dottor Auriemma è un esperto tecnico giudiziario in materia legale e ambientale. In questo periodo in particolare è impegnato nella questione della famosa terra dei fuochi. Ci offrirà attraverso la proiezione di alcune slide una visione molto cruda di questo problema, molto approfondita e che sicuramente farà scaturire la voglia di fare delle domande. Abbiamo già fatto questa esperienza col dottor Auriemma, all'esito del suo intervento in genere le domande che sovvengono sono molte. Da quest'altra parte invece ho il piacere di presentarvi, per chi non dovesse averlo visto ultimamente sul web, il sindaco di Saragena, Mario Albino Gagliardi, e l'assessore all'ambiente del comune di Tortora, Franco Cappetta. Più tardi intendo fare una domanda in particolare al sindaco Gagliardi, ve lo anticipo perché ultimamente lo abbiamo visto diventare famoso a seguito di un'intervista che ha reso al Fatto Quotidiano, perché il suo comune è stato sanzionato perché l'acqua costa troppo poco a Saragena. Il preavviso di sanzione, scusate, che ha poi determinato una reazione abbastanza vivace del sindaco, in quanto sembra che a Saragena l'acqua costi troppo poco rispetto ad altre, a quello stabilito ex legge, diciamo, quello che siamo costretti a pagare. Questi due comuni, per quanto siano diversi dal nostro, sia per identità demografica, sia per quanto riguarda la conformazione territoriale, hanno da offrire una testimonianza positiva di crescita per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e la tutela dell'ambiente. Sia Saracena che Tortora raggiungono delle percentuali molto alte. Io in particolare, visto che stiamo parlando di dati, e prima di dare la parola al dottor Auriemma, voglio dirvi che nonostante, come vi dicevo prima, ci siano ancora parecchi passi avanti da fare a Scalea, i risultati che però finora sono stati raggiunti non sono affatto trascurabili, perché Scalea è passata da una percentuale, i dati che vi do sono quelli che ho incrociato dall'ARPACAL con l'ufficio tecnico comunale. Nel 2012 Scalea aveva una percentuale dell'11,70% di raccolta differenziata, per poi passare nel 2013 al 21,19% con un acquisto di ben 10 punti percentuali, nel 2014 il 31,80% e l'ultimo dato fresco che vi posso dare è del giugno 2015, cioè del 36,9%.
non vuol dire che sia tutto risolto, sicuramente, però nello stesso tempo pensiamo sia giusto anche mettere l'accento sugli sforzi e sugli effetti che questi sforzi hanno prodotto. I comuni che qui sono rappresentati dalle persone che vi ho appena nominato, suoi più alte. Tortora nel 2013 aveva il 67% circa, se io, questi sono i dati che io ho reperito, e nel 2014 è arrivato al 72%. Il comune di Saracena me lo sono perso nell'altro foglio, ma raggiunge comunque dei livelli molto elevati di gestione dei rifiuti. Questi dati vi verranno poi specificati e rappresentati meglio da coloro che hanno accompagnato i propri comuni verso questo percorso virtuoso. E prima di passare la parola al dottor Auema, che si sposterà nella postazione al nuovo creata, sì, glielo passo subito. Io volevo ringraziare coloro che ci sono vicini e che praticamente ci sostengono a costo zero. Un ringraziamento particolare lo dobbiamo a Corrado De Paola, che ci ha praticamente fornito l'intera parte dell'impianto. Un ringraziamento dobbiamo dare anche al nostro socio Francesco Fazzari, che si è occupato di tutto. Il dettaglio delle persone che sono state poi coinvolte in questa iniziativa, che sembra semplice da organizzare, ma vi assicuro che non lo è, se avete la pazienza di aspettare la fine, avrò il piacere di presentarvi l'intero gruppo di Villa Scalea. Nel frattempo penso che possiamo dare la parola al dottor Auema. Se volete essere più comodi, forse vi conviene accomodarvi di fronte. Grazie, evito la presenza e passo direttamente all'esposizione di questa slide. Mi piace cominciare con questa slide, dove i primi anni 2000, forse sì, dove all'inizio degli anni 2000, in un controllo che io stavo facendo in coordinamento con altri colleghi culturali, un signore mi disse, chiacchierando: dottor, non avete capito niente, la moneta è tante ore. Effettivamente questa cosa è stata abbondantemente riscontrata, perché le organizzazioni criminali, consapevoli di questa situazione, consapevoli che si andava verso una gestione, verso un fiume di denaro per quanto riguarda l'ambiente, si erano organizzati, stringendo accordi con le istituzioni, facendo investimenti anche attraverso accordi corruttivi. E sostanzialmente questa affermazione che fece quel signore ha ragion d'essere, perché questi sono i dati pubblicati pochi giorni fa nel rapporto di Legambiente sul 2014. Come vedete, il giro d'affari di legalità ambientale nel 2014 ha sfiorato circa i 22 miliardi di euro. La parte dei rifiuti è abbastanza abbondante ed è un terzo. Sostanzialmente la gestione dei rifiuti urbani, l'inquinamento ambientale, la gestione dei rifiuti speciali assommano circa 6 miliardi di euro. Un'altra cosa molto importante è quello che gli appalti e le opere pubbliche. Cosa dice questo dato? Si dice che questo è parallela ad un aspetto, ad una condotta corruttiva. E questo è vero, perché il reato ambientale non si può commettere, non si può consumare, se non c'è un accordo corruttivo con o pezzi dello Stato o istituzioni o organi di controllo che hanno titoli abilitativi falsi o controlli che non vengono assolutamente svolti. Qui c'è un doppio binario, dove c'è il criminale che vuole commettere questo tipo di reato, anche perché è appetibile, ci sono molti soldi in gioco, dall'altra parte c'è che nessun controllo e quindi ti consente di commettere questo reato. La criminalità è investito in ogni settore del traffico dei rifiuti, sia legale che illegale, quindi la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, lo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, radioattivi, la gestione delle discariche. Sostanzialmente poi ha fatto un'altra cosa, ha pensato anche di fare un'altra cosa, quella di generare di cave
estrazione di nervi. Perché? Perché l'estrazione di nervi è la, voglio dire, la parte prodromica poi di riempire quel buco in modo legale o illegale con rifiuti che poi non sono conformi alla tipologia di quella, di quel buco, di quella discarica. E quindi anche questo ha fatto sì che ha fatto da volano per questo tipo di criminalità organizzata. Quindi il controllo degli appalti pubblici, quindi la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, offre disponibilità e professionalità per le bonifiche. Poi vedremo perché. Perché oggi la bonifica è il nuovo settore, il nuovo business degli ecocriminali. Perché prima hanno contaminato, adesso devono bonificare. E questo è stato abbondantemente accertato. Questo come è stato possibile? È stato possibile perché l'ecomafia ha offerto un pacchetto completo. Sostanzialmente l'offerta ha incontrato la domanda. E a questo si aggiunge il malaffare con l'emergenza dei rifiuti che ha avuto tutta la parte meridionale dell'Italia, tra Lazio, Campania e Puglia, dove anche nelle tendenze si è capito che questo sistema era stato creato per non funzionare, un sistema che non funzionava. Tenete presente che la Campania ha avuto 19 anni di commissariamento, la Calabria ne ha avuto 15. E tutto questo sistema è venuto fuori da un processo che ha messo in risalto questo processo. Che cosa? Che pezzi dello Stato, funzionari e dirigenti dello Stato, erano assolutamente corrotti e conniventi con la criminalità organizzata. E queste sono delle foto reali discusse in un processo, dove c'è il pubblico ufficiale e l'imprenditore che si incontrano nella stanza del pubblico ufficiale. Ecco, qui c'è la dazione di denaro, qui c'è la conta del denaro da parte del corrotto, quindi non ha nemmeno fiducia del corruttore, quindi conta il denaro. Alla fine sistema il denaro nel cassetto, stretta di mano. Perché stretta di mano? Questo è già un accordo preso precedentemente, quindi era consuetudine da parte di questo dirigente dare titoli abilitativi a questi signori, quindi a queste organizzazioni, per riempire questo o quello appunto. E i titoli abilitativi di questo signore andavano ad arricchire determinati gruppi societari che poi si è visto e si è capito che erano solo delle costole, delle estensioni della vera criminalità organizzata. Sostanzialmente le prime indagini partono dagli anni 2000, dove fino all'anno 2000 il traffico illecito non era sanzionato con pene detentive, era una pena amministrativa. Nel 2001 questo reato è avvenuto, l'articolo 53 bis è stato sanzionato con pena detentiva. Oggi c'è stato un aggravio di questo reato, ma sostanzialmente sono reati molto giovani dove la Cassazione ancora si sta pronunciando. Quindi le rotte di questo traffico, milioni di tonnellate di rifiuti, anche pericolosi provenienti dalle fiumi, dalle industrie del centro nord, perché noi non abbiamo attività da sud, venivano sversati in terreni in Italia e sud Italia. Cambiava il territorio, cambiava la morfologia in Campania. Io so, anche se sono di Scalea, vivo e lavoro in Campania alcuni terreni hanno aumentato la superficie topografica del suolo di circa un metro, quindi c'era un metro sicuramente di rifiuti o di pseudo compost di acque costante che non dovevano esserci, quindi i cittadini sono lievitati, sono cresciuti. E sostanzialmente come si effettua questa truffa, questo traffico criminale? Alterando questi documenti. Questo è un documento di accompagno di un carico di rifiuti, dove vedete che il cerchietto giallo dalle 12 passa alle 13. Sostanzialmente il primo produttore dice questo rifiuto deve andare in discarica, non se ne fregano, fanno il cambio bolla e lo mandano a recupero. Ovviamente quello è un rifiuto altamente tossico, non poteva andare a recupero, deve andare in discarica, e questo è successo realmente. E quindi questa è una prima alterazione della cartina del rifiuto. La seconda alterazione sono i certificati analitici chimici, quindi vedete c'è un primo funzionario che altera il dato di accompagno del rifiuto. C'è un secondo professionista che altera il certificato, lo stesso, gli elementi chimici sono gli stessi, le concentrazioni sono le stesse, ma lo stesso certificato accompagna il rifiuto cambiando il nominativo del destinatario. Quindi ecco, questo è quello che loro avevano organizzato con la compiacenza di altri funzionari, e quindi generalmente intorno agli anni 2000 questa era la consuetudine per il traffico illecito di rifiuti. Ma questi rifiuti dove andavano? Il signore che aveva preso la mappetta
stava dando un'autorizzazione a persone che avevano gli insediamenti produttivi in quest'area. Vedete, un'area tranquillamente, non dice niente di che, non desta sospetti. Ecco, questa è un'altra vista dall'alto, l'elicottero non desta sospetti. Bene, andiamo a fare un sondaggio. Questo è lo scavo. Nello scavo sono usciti rifiuti altamente tossici coltivati con la tecnica del sandwich. Quindi strato di rifiuti altamente tossici, terreno vegetale. Il giorno dopo strato di rifiuti tossici, terreno vegetale. Quindi chi andava non vedeva, non c'è protezione sul fondo della cava. Quindi ovviamente la fauna era assolutamente interessata dal percolare, dalla riciclazione di questi rifiuti. Questa è un'altra situazione, sempre quel signore, anche qui, voglio dire, aveva fatto disastro della serie, che era un impianto dove si faceva estrazione di materiale. C'era un abbancamento di polveri di fumo, una discarica di autorizzata di ripristino ambientale. Che cosa c'era in questo impianto? I sacchi, i big bag sotto il terreno vegetale, polveri di abbattimento di fumo assolutamente tossiche, e queste venivano tranquillamente miscelate al cemento, che poi veniva utilizzato per costruire abitazioni. Quindi, e questo è un altro faccato di questo sito, dove si vedeva il cumulo di rifiuti andava direttamente sulla falda. Per notizie di cronaca, questi signori, pochi giorni fa in Cassazione, sono stati condannati per la prima volta in Italia al disastro ambientale di Toronto. Quindi devono rispondere di questo reato. E qui anche un altro esempio, dove non riferisco la località, erano scorie di fonderia con alti contenuti di piombo, IPA, PCB, piombo, rame, zinco, e venivano abbandonati su terreni assolutamente coltivati. Questo è molto simpatico, perché io all'andata trovavo questo cumulo di scorie di fonderia, ritorno non l'ho visto più. Dico, cosa avete fatto? No, io l'ho scannato perché mi dava fastidio, diceva il contadino, ma ci sono sostanze tossiche. No, io la lavo la vettura e per me il problema è risolto. Non è proprio così. E questo è quello che è successo nella terra dei fuochi. Persone inconsapevoli che hanno poi provveduto inconsapevolmente a espandere queste sostanze che loro hanno trovato abbandonate nei più cicli delle loro proprietà, e questi sono i danni che hanno provocato ai loro stessi terreni. Questo è un altro caso in cui dove fu abbandonato in un albero della vernice con tenore di tetracloroetilene, vedete, 41 milioni di volte più rispetto al limite di legge. Il limite di legge è 1.1 microgrammi litro, quello è 41 milioni di volte in più, acqua utilizzata per irrigazione. Queste sono le condotte. Ma che cosa hanno dimostrato alla fine queste investigazioni? Hanno dimostrato che dietro tutto questo sistema, una delle tante ma non solo, c'era soprattutto un clan molto specializzato in questo tipo di reato, che è il clan dei Cascavelli. E allora finalmente dico, ma che clan delle autorità, non solo nel computer, perché fino a poco tempo fa il termine ecomafia era utilizzato in modo generico, ma non era supportato da vere e proprie azioni giudiziarie di condanne. Questo perché, come dicevamo prima, la criminalità ha soddisfatto la domanda che l'imprenditore voleva, è stata pronta, immediata, organizzata, pacchetto completo a basso costo. Ovviamente anche la legge anche ha consentito a queste persone di rivolgersi con dei risparmi notevoli per smaltire i loro residui industriali, e ovviamente questi non solo si sono preoccupati di fare i trasporti, di fare gli abbandoni di questi rifiuti, ma si sono preoccupati anche di portare la documentazione cartacea, che è molto importante, la parte contabile. Quindi c'è anche un'evasione grossissima da questo punto di vista alle casse dello Stato, perché non veniva pagato alcunché se non quel misero, voglio dire, anche a lire, oggi ancora, gli ecocriminali parlano di 10 lire a chilo o 10 lire a tonnellate, quindi loro sono fermati alla lira, e del resto hanno assolutamente evaso e eluso tutte le altre tasse. Ma gli altri settori dell'interesse delle cosiddette ecomafie sono l'inquinamento delle acque e le lottizzazioni abusive. Qui c'è un impianto di depurazione, vedete il cerchietto rosso, il camion scarica nell'impianto di depurazione e nel fiume e nell'Alvio va direttamente il suo contenuto, rifiuti assolutamente altamente tossici. L'impianto era fermo, è stato fotografato, è stato ispezionato, c'è la piantina che dice che l'impianto non funzionava, e quindi anche queste persone sono state, voglio dire, oggetto di sequestri e di azioni giudiziarie. Questo era un altro impianto industriale utilizzato per smaltire i rifiuti liquidi tossici. Questa è una mena località della Campania, di cui non riferisco il nome, potete già arrivare da soli,
dove questi piantano in mano la criminalità organizzata e facevano questo. Sostanzialmente, anziché far uscire l'acqua dal tubo nero, che era quell'acqua depurata, trattata, l'acqua la facevano tracimare da sopra, con effetti immediati per il mare. Non so se si vede la tonalità marrone, ma quando questi tracimavano direttamente a mare, in questa località famosissima in tutto il mondo, veniva il mare marrone. Un signore, un attivista si è lamentato, ha denunciato, e poi c'è stato l'intervento da parte dell'autorità giudiziaria che ho coordinato io, ho seguito io. Questo invece è un quartiere totalmente abusivo, senza alcuna abilitazione, senza alcuna autorizzazione, ma l'abusivismo non è solo l'edificazione di queste case che loro hanno chiamato villaggio dei pulci, ma bensì scarica fognaria abusivo, discarica abusiva, scarica fognaria, quindi è tutto abusivo, tutta la pressione che dà una lottizzazione del genere, non è solo l'edificato, ma è anche la condotta poi successiva che questo resident, quest'area urbanizzata dà nei confronti della mia senza pagare nulla e senza sostanzialmente, allora a questo punto possiamo dire una cosa, che dal camorrista imprenditore si è arrivati all'imprenditore camorrista, perché sostanzialmente l'imprenditore ha fatto accordi con la camorra, ha fatto accordi con i pezzi dello Stato, istituzioni che comunque non hanno voluto o non hanno assolutamente scontato la legalità, hanno voluto che tutto ciò si perfetti. Conseguente, per me sostanzialmente è una guerra senza vincitori, perché la mattanza ambientale continua, ancora oggi continua, e tonnellate di veleni continuano ad essere smaltiti illegalmente su tutto il territorio nazionale. Le regioni mediterranee sono sempre quelle più penalizzate, perché questo sia chiaro. Quindi, se da un lato si risponde agli agrocriminali con numerose inchieste e operazioni, anche con arresti eccellenti, dall'altro un lavoro che viene spesso reso inutile, visto che i sequestri dei veleni rimangono sul territorio. Quei cumuli di rifiuti che io vi dico si risale al 2003, sono slide che ho fatto io, sono state già oggetto di discussioni in aula di giustizia, quindi le posso pubblicare tranquillamente. Ma quei cumuli stanno ancora lì, non li ha rimossi nessuno. E questa è una cosa gravissima, perché l'inquinamento non aspetta né sentenze e non aspetta, voglio dire, giudizi. L'inquinamento continua. Ma oggi è quello che c'è da attenzionare, come dicevo prima, è il problema delle mancate, delle false bonifiche. Il nuovo business, questo è per la criminalità, perché prima hanno contaminato, adesso si stanno proponendo per bonificare. La faranno bene la bonifica? Ho dei dubbi. Secondo me non vogliono fare altro che continuare a perpetrare questa mattanza ambientale, perché quei rifiuti altamente pericolosi rimarranno lì. E quindi a mio avviso si dovrebbe andare verso un processo al patrimonio, cioè cercare di sostanzialmente passare da un sistema repressivo tradizionale, quello della detenzione, ad un'azione che mira a colpire il patrimonio. Questa gente va indebolita, perché il patrimonio, vuol dire la ricchezza, è molto importante rispetto a questa problematica. E quindi il bene accumulato, loro lo cercano sempre di investirlo e di diventare sempre più potenti. Pensate che i primi anni 2000 le ditte che fatturavano forse 800.000 euro all'anno, dopo 5 anni si sono trovati a possedere degli elicotteri, spostavano in Italia con gli elicotteri e facevano 10 contratti al giorno, quindi avevano un potere assolutamente importante a livello economico. E sostanzialmente sottrarre la ricchezza al crimine è un obiettivo cruciale, a mio avviso. È più importante, secondo me, per l'ambiente, anche rispetto agli arresti e alle condanne. Quindi è una visibilità, una sfida al potere della mafia. Quindi portare beni che contendono esibizioni di prestigio dimostra che i mafiosi non sono principi. Questo è un manifesto che ho fotografato nella zona di Casal di Principe, dove c'è scritto bene convistato. Ovviamente il professore Messon Mandaro, professor Bocconiano, dice che lo sviluppo economico passa attraverso la legalità e quindi va battuto il crimine organizzato, perché gli investimenti creano sviluppo, che deve essere certezza sulla tutela dei diritti e soprattutto la tutela della persona. Le note conclusive: c'è una necessità di conoscenza multidisciplinare per un'adeguata formazione al fine di contrastare gli ecocriminali, necessità di efficienza sostanziale nel regime dei controlli, l'obiettivo comune è la salute dell'uomo, che è la cosa più importante. E anche un altro aspetto che qui non ho inteso scrivere. Ormai bisogna demitizzare questi clan che si occupano di ambiente.
perché generalmente un clan criminale, un'organizzazione criminale, tende a difendere il proprio territorio. Non lo massacra come è stato fatto nella zona di Terra dei Fuochi, non lo sa come è stato fatto nell'area napoletana. Quindi si deve limitizzare che ormai il clan protegge le persone, si pone a protezione del popolo e dello sviluppo del popolo. Mi piace concludere con una frase di Benedetto Croce che dice che non c'è bisogno né di grandi uomini né di grandi cose, c'è bisogno di persone oneste. Grazie. Allora, e grazie dottor Auriemma, ci possiamo rimettere là? Vi faccio fare i tuoi ginnastica stasera. Io prima di dare la parola a un altro ospite, volevo fare una domanda a Gianni Auriemma, che è il nostro concittadino, è un cittadino di Scalera, quindi conosce, anche se non magari in maniera approfondita, come in questa zona, che ha avuto modo di conoscere attraverso l'attività investigativa, attraverso le attività di indagine che ha svolto, però conosce in linea di massima quelle che sono le caratteristiche del nostro territorio. Scalera passa ha durante i periodi invernali una densità di popolazione che si aggira intorno ai 10.000, quasi 11.000 abitanti. Secondo lei, dottora Auriemma, il problema ambientale a Scalera ha delle possibilità di definitiva o quantomeno avvicinarsi a una definitiva risoluzione di questi problemi? Io tengo a precisare che rispetto agli anni passati Scalera si presenta in maniera già migliorata. Abbiamo avuto in passato alcune situazioni particolarmente critiche, ma i dati che abbiamo raccolto ce lo dimostrano, quindi in qualche modo ci si è incamminati verso un percorso più virtuoso. Ma dal punto di vista tecnico, in base alle conoscenze che ne ha, quale prospettiva secondo lei aspetta questo paese? Innanzitutto questi dati che ho ricordato, per un 12% sono assolutamente positivi, anche positivissimi, per 2 anni fa, i rifiuti di medi, che era arrivati ad ingegnare i comuni di rifiuti, quindi io credo che veramente vanno alla paterna commissariale, che hanno, si sono impegnati a fondo per cercare di cambiare questo trend, perché era impossibile una fase di ripartenza, anche lo scorso anno ci sono stati un po' di problemi. Quindi è da veramente da fare un plauso alla terra commissariale. Poi è un argomento un po' ostico, perché necessita di programmazione. Però se questa è la tendenza, dal 38 si passerà al 42, al 43, al 45, è normale che chi poi verrà da qui a maggio, quando sarà, deve ereditare questo trend, deve cercare di sviluppare un programma serio, un bando serio, un'attività che calza, voglio dire, il territorio di Scalera, calzante per il territorio di Scalera. È impensabile fare la gestione dei rifiuti a copia e incolla, come si suol dire. Scalera ha una caratteristica territoriale urbanistica diversa da Praia a Mare, diversa da Tortora, quindi sedersi e capire quali sono le necessità, cioè cosa fare, cosa raccogliere, quando raccogliere e come gestirlo. Necessita questa attività nel progetto. Io ho l'esperienza come cabina di regia, sono partenariato di cabina di regia al comune di Atracola, e lì ci sono delle serie problematiche dove, se la ditta non va, non adempia al capitolato speciale appalto, vanno fatte delle sanzioni. Quindi un responsabile di contratto da una parte e dall'altra incontra, si fa un programma, e quel programma va rispettato con un obiettivo. Quindi la gestione dei rifiuti, a mio avviso, passa attraverso questa applicazione. È impensabile che uno seduto magari legge 3 progetti, 5 progetti, e poi è convinto di essere un esperto, di poter gestire questa propria. D'altronde sta lei in un mese e mezzo produce il 50% dei rifiuti per tutto l'anno, quindi Scalera passa dalle 10 tonnellate alle 80, 90, 100 tonnellate al giorno. Quindi evidentemente bisogna concentrare queste energie e queste risorse nei periodi maggiormente di produzione dei rifiuti, ovviamente anche con lavori straordinari, con lavori stagionali, ma è un paese che vive di turismo, per cui deve essere assolutamente regolato. Per me è un dato positivo in aspetto a 2 anni fa, quando la raccolta, la percentuale, diciamo, numeretto percentuale uguale a 0.
che si raccoglieva l'indifferenziato di Cuneo, nemmeno forse quello, atteso poi i problemi della regione Campania, della regione Calabria, sulla ricettività di questa presentazione di rifiuti. Però io, per me è assolutamente un dato da rendere. Grazie, ci dovrei aggiungere perché noi siamo cittadini, nel senso che non siamo né tecnici specializzati né persone direttamente coinvolte dal punto di vista gestionale e tecnico. Sicuramente io voglio fare un esempio, vedendo qua ho visto vicino all'ingresso di un parco un cartello che un turista stava appendendo con un chiodino. Il cartello diceva: dimostriamo a tutti quanti che non siamo degli incivili e non abbandoniamo sacchetti per strada. Quindi gli attori coinvolti nella vicenda forse sono tanti. Parlando con alcuni rappresentanti della ditta, per esempio, vi rappresentavano ecco, la difficoltà, nonostante l'implemento di questi due mesi. Un po' di polemica c'è stato negli ultimi giorni per uno stanziamento di fondi, sono circa 40.000 euro in più al mese. Qualcuno si è lamentato che per i mesi estivi venivano stanziati 40.000 euro in più per la gestione dei rifiuti. In realtà poi leggendo nello specifico la convenzione si vede dove sono destinati questi 40.000 euro, sono destinati all'aumento del personale, all'utilizzo di mezzi più idonei ad affrontare una produzione di rifiuti maggiore rispetto a quello che è il periodo invernale, e sono dettagliatamente capitolati, nel senso che forse anche l'utente che fa parte comunque dell'intera rappresentazione, perché se lo scenario, il palcoscenico e l'ambiente, tutti gli attori che si muovono nell'ambiente in qualche modo sono a loro volta coinvolti e responsabili qualora le cose non funzionino. Abbandonare per esempio dei rifiuti per strada non può poi in generale la lamentela della strada sporca, soprattutto quando io per prima non mi prodigo per rispettare le regole. Allora, quello che dicevo io prima, nel mancato rispetto delle osservanze, sia da parte dell'amministrazione che è tenuta, anzi obbligata, a raccogliere in tutto, ma il cittadino ha rispettato, perché poi onestamente bisogna mettere delle sanzioni, che il cittadino che non rispetta i giorni, che non rispetta i conferimenti, che non rispetta le ore, significa che la ditta deve fare un passaggio di riassetto pomeridiano perché 10 cittadini mettono 10 buste porte. Questo è costoso per un'azienda, per una ditta. Per cui evidentemente il cittadino va sanzionato, come il cittadino pretende giustamente che il paese sia decoroso dal punto di vista dei rifiuti, deve essere anche rispettoso delle regole e della normativa che, ripeto, vanno discusse. Scalea è un paese che il 60-70% è composto da condomini, quindi gli amministratori di condomini hanno la sua responsabilità di dare una corretta informazione nei condomini che loro gestiscono e indottrinare le persone, ed eventualmente nel regolamento condominiale va inserita la sanzione già condominiale del cittadino scorretto, perché non è che il comune può passare 10 volte in un giorno per raccogliere 100 buste di spazzatura del cittadino scorretto che non rispetta il regolamento. Quindi ci deve essere un punto di incontro tra cittadini che sicuramente vanno serviti da questo servizio e l'amministrazione che deve garantire a costi contenuti, perché evidentemente si possono spendere anche centinaia di migliaia di euro in più, 40.000 euro in più, io credo che non ho parlato con i commissari, ma credo che loro si sono voluti garantire, hanno voluto la garanzia per le imprese che stanno a produrre. Credo che è una, sì, certamente il tributo di cada sui cittadini, ma non c'era altra strada, visto che sono in una fase di bando di gara. Questo bando di gara deve essere discusso, approvato dal provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro, che questi ritardi hanno portato evidentemente i commissari a preoccuparsi di implementare questo servizio, credo fino ad agosto. Allora, a questo punto io passerei magari la parola così ai nostri uomini politici, posso dirlo? Ai nostri amministratori. Allora, vi dicevo di questa, magari facciamo, diamo prima la parola al sindaco di Saracena, che vi dicevo qualche giorno fa ha avuto da che dire a proposito di questo preavviso di sanzione al suo comune, in quanto l'acqua a Saracena costa troppo poco, gli è stato diciamo contestato questo dato, e adesso oltre alla questione ambientale di come si vive questo argomento a Saracena, ci facciamo anche spiegare che cosa è successo con riguardo a questo preavviso di sanzione. Buonasera a tutti, ringrazio l'avvocato
per avermi invitato, la sua qualità di presidente dell'associazione Viva Scalea. Mi associo al nome Viva Scalea, che è una bella cittadina della nostra provincia, un polo turistico rilevante che ha le ferite che ogni comunità calabrese ha. Ma io volevo dire che mi dispiace che la notorietà sia dovuta a una putata di un'autorità governativa. Purtroppo viviamo in una situazione estremamente pericolosa, nel senso che viviamo un momento in cui non esistono le grandi formazioni politiche e la politica e la trasfusione su un territorio di una visione ideale. Cioè, la politica disegna il destino della comunità. La politica è il luogo dove ci si confronta sui rispettivi sogni di quella che è la vita della comunità che si amministra, sia a livello comunale, quindi una piccola comunità, sia a livello nazionale. E dallo scontro tra le visioni ideali si arriva a quella mediazione che poi si chiama governo, e questa mediazione viene decisa dai cittadini che nelle elezioni votano. Purtroppo oggi viviamo una situazione assurda. Diciamo che i cittadini, voi cittadini, non siete molto responsabili, perché comunque la classe dirigente la scegliete voi. Non mi ci metto che sono cittadino, ma siccome sono al sesto mandato amministrativo della mia comunità e ho sempre fatto politica, ho la mia attività, ho fatto l'insegnante, ho fatto l'imprenditore, non sono mai vissuto dipendente dalla politica. Però ho la possibilità di vedere di come si è evoluta la nostra comunità nazionale. E diciamo che è peggiorata ai decenni scorsi. Siamo più ricchi o meno poveri, abbiamo più mezzi, abbiamo più strumenti in mano, ma complessivamente la politica, la sua essenzialità e le istituzioni, per quello che possono sembrare, siamo in un momento di crisi. Perché sono state create delle autorità. Le autorità, c'è l'autorità, c'è l'autorità dell'acqua, ci sono tutta una serie di autorità. Non so se voi pagate la bolletta puntualmente la bolletta dell'Enel, vedete che di recente, in virtù di una autorità, è la stessa stronza autorità che mi ha preavvertito che mi penalizza, non c'è soltanto il consumo. Ci sono delle voci che sono sempre nascoste. Una se ne accorge quando arriva una bolletta più elevata dal punto di vista finanziario, allora va a leggere il sommario, se no io scrivo con tutti voi se leggete il sommario. Io di ricerca, a proposito di un caso che mi appartiene, ho visto che la stessa autorità, che è l'autorità per l'energia elettrica, per il gas e per il sistema idrico. Prima ce n'era una per il servizio idrico, ce n'era uno per il gas e ce n'era un'altra per l'energia. Adesso l'hanno messi insieme, non per risparmiare, magari lo sarebbe stato. Questa autorità, che è già, ho avuto modo di sperimentare, adesso c'è il deposito cauzionale. Voi vedete nelle bollette di recente c'è il deposito cauzionale. A me è capitato, perché un mio parente ha pagato la bolletta, si aspettava 30-40 lire, che avevo appena iniziata l'attività da qualche settimana, quando si è arrivato a 800 euro, è spaventato, dice, ma che è successo? E c'è la cauzione, qual è il principio? Che se il cittadino è moroso, l'Enel non si deve Enel distribuzione, e poi ce la sarebbe fatto, poi ci vorrebbe Brescia perché parlerebbe, cioè da Enel c'è Enel Green Power, Enel distribuzione, Enel produzione. Sono tutti marchingegni, perché questa è la concorrenza delle autorità italiane. Che mentre in Svizzera, in Germania, in Finlandia la concorrenza è reale, perché sono soggetti diversi, in Italia la concorrenza dividono l'atomo in tre. E la concorrenza è una falsa concorrenza, è una stronzaggine di prima categoria. Allora, cos'è il deposito cauzionale?
che se per caso uno non paga, lei non deve neanche avere il disturbo magari di staccargli la luce o di fare così via. No, si trattiene quello dalla bolletta perché la cauzione è calcolata in misura da potersi rivalere nei primi 4-5 mesi, quindi l'Enel ha la possibilità di non rischia niente. Quindi l'Enel è una super protetta. Tutte le figlie dell'Enel. La stessa autorità che fa questa roba qui, che è un piccolo imprenditore che ha messo una piccola opera artigianale, che già ha dovuto pagare qualche mese prima 2.350 euro per l'allacciamento. Non sto scherzando, sono sindaco di un paese e dico di fatti veri. Un signore aveva un'attività e aveva fatto mettere, dico questo Luca, perché per capire di quanto sia grave la responsabilità, e arriviamo ai rifiuti complessivamente. 2,5 metri di una cabina, dice io ti allaccio, però entro 6 mesi perché non ho tempo. Per cui l'Enel dice io ti posso dare i 20 metri di cavo e te lo metti tu. Quindi per 20 metri di allacciamento gli hanno calcolato come se questo allacciamento fosse fatto dalla cabina a 1,5 km. Per cui ha pagato di allacciamento 2.375 euro. Un giovane che dovrebbe essere aiutato, che ha dovuto fare l'atto, e quindi ha speso 2.300, fa la prima fornitura e gli arriva questa botta del deposito cauzionale. Questa sesta autorità, che ovviamente è pagata dai boiardi dell'Enel, perché un'autorità di questo genere è poco autorevole, è un'autorità non autorevole. C'è differenza tra autorità e autorevolezza, e questi si contraddistinguono. Cosa dice? Il comune di Saraceno, che ha speso nel corso dei decenni, io sono stato un protagonista, che invece di fare sagre, sagrette e così via, si è dotata, avendo l'acqua sul territorio, di farsi l'opera di captazione, di costruirsi l'opera di adduzione dalla captazione al centro abitato, si è fatta l'opera di distribuzione all'interno del paese e si è costruito il depuratore. Cioè abbiamo speso nell'arco di anni alcuni centinaia di milioni. Quindi Saracena, grazie alla mia amministrazione, è dotato del ciclo integro come definisce la legge Galli del 94, perché è la prima legge. Galli è uno di quei deputati che sanno leggere e scrivere. Noi avevamo un deputato il meno alfabeta, che era Buffone di Rogliano, ma era una persona che stava con il culo sulla sedia del Parlamento, lavorava e sapeva rispondere ai suoi elettori privilegiate che arrivano al coltivatore diretto. Chiamate oggi un deputato che stabilisce una conoscenza di quello che trova, perché il Parlamento italiano non fa più legge, alza la mano destra, non è impegnata nelle tasse per approvare i decreti leggi dei governi ladri che si sono susseguiti negli ultimi 15 anni, perlomeno per l'Italia. Questa autorità dice che Saracena fa pagare troppo poco, perché Saracena fa pagare 25 centesimi a metro cubo fino a 150 metri cubi, perché la comunità di Saracena ha dichiarato l'acqua bene pubblico e i cittadini di Saraceno, come tutti i cittadini italiani, devono avere diritto all'acqua come all'aria. Uno può vivere senza aria, lo potete mettere in una tomba, in un sigillo, in un loccolo, è chiaro che vuole. Tanto è vero che ci andiamo alla morte nei loccoli, non ci andiamo da vivo. Come si ha bisogno dell'aria, il sottoscritto ritiene che l'uomo ha bisogno dell'acqua. L'acqua non può andare nel mercato. Io ho adottato la deliberazione del Consiglio Comunale, mi sono rifatto a una serie di gnomi della conoscenza intellettuale mondiale, poi sono stato aiutato dal referendum di qualche anno fa, che quel referendum dove 24 milioni di cittadini mi hanno dato ragione, hanno ritenuto l'acqua bene comune. Io l'ho fatto con qualche decennio prima. Allora cosa ho fatto? Che l'acqua, essendo bene comune, perché se uno non ha soldi va col ciuccio, mio padre andava con l'asino, se non hai meno l'asino alla pianta vai a piedi, se hai soldi vai col treno, vai con l'aereo, non è un obbligo a viaggiare comodi, puoi viaggiare anche scomodi, ma l'acqua e l'aria è un diritto inalienabile per tutti i cittadini, dal più ricco al più povero. Quindi la fascia di 150 metri cubi è la fascia che ho calcolato sul fabbisogno per sopravvivere di ogni famiglia. Sopra i 150 metri cubi facciamo pagare 40, da 35 a 40 centesimi vari a seconda degli investimenti che andiamo a fare. Poi invece chi con l'acqua ci lavora,
ci guadagna, quindi la barista, il parrucchiere e così via, paga 90 centesimi a metro cubo. Quindi noi abbiamo fatto tre fasce. Queste fasce coprono, queste sono le fasce del 2013-2014 che sono quelle che mi hanno sanzionato, mi hanno preavvertito di sanzione. Loro dicono che queste tariffe contrastano con le tariffe dei sapientoni. I sapientoni sono quelli che fanno le tariffe. Io voglio sempre malignare, perché a malignare si fa peccato, ma non si sbaglia mai, diceva un grande autore. E siccome io non ho più dei boiardi, sono convinti che poi altri sono pagati perché vengono disegnati in questo modo. E dicono che nel fare il calcolo, tenendo conto che noi facciamo pagare 11 centesimi per la fognatura e per 1 centesimo per la decorazione. Questo è il calcolo, noi facciamo pagare tutto. Però ti copri i costi, non solo i costi di gestione, ma anche i costi derivati dagli ammortamenti, degli investimenti che sono stati fatti negli anni precedenti a esaurimento e negli anni futuri. Però faccio il buon famiglia, se spendo 60.000 euro non me li vado a spalmare in 30 anni, perché sarebbe un anno, mi spalmo in 3 anni, 20.000, 20.000, 20.000, come il caso del nuovo impianto che stiamo realizzando. Se spendo 400 milioni lo vado a spalmare in 20 anni, vado a decidere io sulla base di quelli che sono gli sforzi del comune quello che è l'ammortamento. Quindi faccio il buon padre di famiglia e anche con un po' di tecnica, perché avendo studiato filosofia anche un po' di economia politica, che insegna sull'etica dell'economia, perché l'economia senza la visione etica dell'economia si va a finire sotto, anche se con ritardo. Io voglio dire solo una battuta: i magistrati che erano lì hanno impiegato secoli per scoprire queste cose. Io ne ho una a Castrovillare che mi chiede, cioè, dove sono gli zingari? Ma scusate, lo sono pure le pietre che sono le case popolari della stazione ferroviaria, fanno che cazzo vogliono e voi non vi interessate per niente. Per cui in Italia siamo un paese strano, cioè, i magistrati fanno parte della congrega, non è che sono migliori degli altri, anzi sono di gran lunga peggiori della politica, perché noi che nella politica rischiamo anche delle scelte. Sono cavoli e nessuno li giudica se si svegliano tardi, presto e con efficacia. Quindi condivido tutto, soltanto che sono arrivato con molto ritardo e quindi andrò per andare loro i primi in galera per i guai della terra dei fuochi. Questa è la mia congiunzione. Se qualcuno vuole avere giustificazione, non lo possiamo dire. Lo sappiamo, ma lo so, per questo lo dico, io voglio suscitare il contraddittorio. Non parlo ovviamente di simboli, parlo dalla categoria. Detto questo, per arriviamo poi al dubbio, noi facciamo pagare l'acqua con queste tariffe e copriamo i costi. Questa autorità dice che i costi vanno calcolati secondo tutta una sua etica, e utilizza anche l'alfabeto greco, che è una bellissima, un bellissimo alfabeto, la lettera più bella dell'alfabeto che è il delta. Loro usano il delta per decifrare questo tipo di tariffa. E la tariffa cosa dice? Voi dovete calcolare gli ammortamenti secondo questo calcolo. E poi dovete calcolare non soltanto gli investimenti che tu fai, ma di quello che tu dovrai fare in considerazione dello stato di vetustità, dell'essere vetusto, più o meno vetusto, l'intera vita. C'è una cosa completamente assurda, significa rapinare i cittadini e significa far pagare ai cittadini quello che sarebbe le plusvalenze di una società mercantile e una società capitalistica. Io sono un cattolico democratico, non sono un comunista, anche se sono molto tifoso. Da questo punto di vista è una tariffa che non sta né in cielo e né in terra. Tanto è vero che questa autorità, e visto che sono arrivato per capire, non ho capito, non è che dal 94 fino a oggi non ci sono state queste esperienze. Cioè dal 94, dalla promulgazione della legge Galli fino a oggi, in Calabria c'è stato, dopo la cassa per il Mezzogiorno, che non faceva pagare niente per la Befana ed era una cosa esagerata, ci sono stata la Sorica, che è stata attuata quando io ero anche in consiglio regionale, e mi sono battuto contro omicidi per quel tipo di disposizione. Ma soprattutto mi riferisco all'esperienza
completa della Sorica, quando ha individuato il soggetto privato, la Veolia francese. Che cosa hanno fatto in questi 10 anni in queste due società? Hanno accumulato una montagna di debiti, pur avendo costretto i calabresi a pagare tariffe secondo quelle autorità. E hanno fatto una montagna di debiti per cui i presidenti di questa società, e faccio nome e cognome, l'ex senatore Cipino Cama e l'attuale sindaco di Catanzaro, che hanno preso prebende, che hanno preso soldi a non finire per gestire questo con questo disastro. L'autorità non sanziona questo, ma sanzionare Saraceni, i cui amministratori svolgono il ruolo gratuitamente. Non si prendono stipendi gli amministratori dell'azienda speciale che gestisce il ciclo dell'acqua e il ciclo dei rifiuti. Sono 3 consiglieri che sono stati scelti tra quelli eletti oppure dopo o da quelli non eletti. Quindi persone che fanno gratuitamente, quindi non c'è l'indennità del presidente, non c'è l'indennità del consigliere d'amministrazione, non ci sono le plusvalenze accumulate che ho parlato. Ecco perché si paga tanto, però pagano quelli che sono i costi. Ebbene, io sono fuori legge e loro sono contro legge. E io mi comporto e chiudo con 2 esempi. Giorgio Lapira era sindaco di Firenze negli anni 50. Nell'isolotto di Firenze arriva l'alluvione e si trova centinaia di cittadini senza casa. Nel centro storico di Firenze i nobili fiorentini avevano molte case sicche. Cosa ha fatto Lapira? Ha messo le persone senza casa nelle case senza le persone. Un'opera normale. Non c'era l'eco cano, l'ha definito e ha pagato. Ministro dell'Interno era Mindore Fanfani, suo amico insieme all'Azzate e a Dossetti della comunità del Porcellino, l'esempio più luminoso di politica italiana, l'esperienza politica più autorevole dell'Italia nel dopoguerra è stata l'esperienza di questi 4 personaggi che formavano la cosiddetta comunità del Porcellino. La Pira disse a Fanfani: Amendole, dimmi l'articolo di legge che mi impedisce quelle che ho fatto. Sono d'accordo con te che la legge non lo prevede, ma lo prevede la logica, lo prevede il buonsenso, la verità che ci ha insegnato Gesù Cristo. Quindi però la legge dell'uomo non la esclude, quindi io la faccio. È stata denunciata ed è stata assolta. E l'ha risolto questo. Don Lorenzo Milani, figlio di una famiglia borghese, va il prete, prende 30 ragazzi delle comunità contadine della sua collina toscana, li porta a Barbiano e fa un'esperienza eccezionale. Andate a leggere la lettera con la professoressa, a leggere al curato di campagna. E questo è la legge vigente dei cappellani militari e del sistema scolastico. Ed ha modificato la legislazione scolastica, più un'opera questo sacerdote con i 28 ragazzi dalla scuola di Barbiano, nel principio che fare parti uguali fra soggetti disuguali è profondamente ingiusto. E questa frase che riferisco sull'educazione vale per l'economia, vale per l'energia elettrica, vale per il gas, vale per la monnezza e vale anche per la merda che noi produciamo sul territorio. Questa è la politica alla quale mi sono sempre ispirato e in virtù della quale io opero per il bene della mia comunità. E all'autorità risponderemo come Dio comanda e come il Signore ci insegna. Intanto noi abbiamo un servizio efficiente, l'acqua efficace, deve sempre pulita, non costa né troppo poco né troppo assai, come direbbe, costa quello che deve costare. Ed è in questo senso che noi abbiamo anche affrontato, se mi consente così poi lascio spazio, noi abbiamo affrontato anche il tema dei rifiuti. E anche i rifiuti, Gaston Bachelard, un epistemologo dalla fine del Novecento, che ho studiato quando ho preparato la tesi su Feuerbach, e diceva una cosa molto, molto semplice. Prima di darti da fare, pensi cosa devi fare. Decidere, questo non è detto così, l'ho tramutato, se lo dicesse in filosofia in lingua francese non lo comprenderesti. Lo traduco in italiano e in calabrese. Prima di metterti a fare una cosa, devi capire come la devi fare. E per capire come la devi fare, devi cercare di interpretare il metodo con il quale vuoi fare quella cosa. Allora, perché rifiuto? È una brutta parola. Non si deve parlare, perché
se tu dici i rifiuti, ma è chiaro che la gente li rifiuta, è vero, li abbandono sul campo. Cioè, utilizzando la parola rifiuto, tu spingi la gente a buttare le cose sulla strada. Non sono rifiuti, sono materiali che noi usiamo nella nostra vita quotidiana e che a un certo punto temporale noi non ne abbiamo più bisogno. Noi compriamo l'acqua, non la possiamo prendere che non in bottiglia, beviamo l'acqua che contiene la bottiglia non ci serve, non ci serve. Quindi è un materiale utilizzato e che dobbiamo abbandonare. Non è un rifiuto, perché io non mangio rifiuti, io non bevo nei rifiuti, io non siedo nei rifiuti. Io utilizzo materiale per sedermi, utilizzo recipiente per bere e utilizzo strumenti per la mia vita quotidiana. Questi materiali hanno una vita temporale. Che ne facciamo? Cosa ne possiamo fare? Allora io mi sono posto questo problema, non io. Ho sempre preso visione dei libri, della letteratura, dell'esperienza e così via. E il problema io ho visto di come veniva fatto dalle persone più brave. Per la verità, io quando studiavo in Svizzera nel 1969, già facevano una cosa di prima. Ovviamente la Calabrese, la Sareggia, è arrivato lì, la prima settimana è stata una settimana da incubo, da pensi che cosa ho passato. Come sa anche questo, il secchiello per... Quindi io ho sentito, io non sono bravo, da molto mi parlo sempre che sono presuntuoso, non sono presuntuoso. Sono soltanto affezionato alle cose che dico perché le ho visto. E sono fortunato, perché io ho sempre trovato qualcuno più bravo di me, però ho avuto l'umiltà di sapere apprendere. Non sono stato presunto. Per cui io ho sempre detto, come si dice, mentre per cui dimentichi e falli sì. Questo lo diceva mia nonna analfabeta. Io faccio questo. Sui rifiuti ho studiato il problema quando l'ho dovuto affrontare. E mi sono reso conto che non dovete parlare di rifiuti, dobbiamo parlare di materiali che dobbiamo utilizzare. Li utilizzo io? No. Non li butto. Prima di buttarlo vediamo se c'è qualcun altro che li può utilizzare. Quindi i materiali che noi usiamo sono dei materiali che servono a noi, ma ci dobbiamo porre il problema se possono servire ad altri e se possono servire di modificarli per servire a questo. Per cui la monnezza è una opportunità. Io sono preso in giro dai miei oppositori perché io sono il sindaco delle 3M. Il Moscato, la montagna e la montagna. Se poi avete tempo, alla fine, degli altri due temi, vi parlerò, ma non vedi che ci sia tempo nell'avviata la voglia. Ma vi spiego la prima M di cui, per la quale il vostro presidente mi ha invitato. E voglio dire, con la consapevolezza, di dire, bravo quello che avete fatto, ma se si fa bene, nei primi 6 mesi bisogna arrivare al 40%. E se non si va al 40% non si fa bene. C'è qualcosa che non va. Bravi che l'hanno fatto i commissari, perché i commissari, quelli che conoscete io, sono sempre molto scarsi, quindi non vanno molto bene nei comuni dove vanno. Lasciano più debiti di quelli che trovano. E senza alcuna responsabilità. Il sindaco viene commissariato e viene sanzionato. Il commissario viene perdonato dal prefetto. Viene sempre condannato. Lo dico per l'esperienza di Castrovilli, che il periodo più buio è stato quando c'è stato il viceprefetto Mariani, fatto nome e cognome, è stato il sistema più negativo di quando c'è stato un commissario. Quindi per dire che non è la realtà. Allora io ho educato, se così si può dire, ho illustrato ai miei cittadini. Gli ho detto, voglio, qua questa è la cosa. E gli abbiamo fatto una bella illustrazione, abbiamo fatto un opuscoletto, l'abbiamo chiuso nelle scuole e così via, e lo abbiamo illustrato. Gli abbiamo detto che guardate che se voi fate queste cose pagherete di meno di quelle che pagate adesso. Questo è un atto di bilancio. Il mio comune, all'inizio del 2000, io mi sono insediato l'11 giugno del 2007, al mio quinto mandato, spendevamo 377.000 euro, che per me, avvocato, sono 700 milioni di lire, non sono 700 milioni, ed eravamo il paese che era una merda. Cassonetti, ovviamente sabato e domenica avevamo anche la vegetazione, per cui cani, gatti, di Dio. Cioè si spendeva con il sistema delle autorità,
c'era l'autorità, il prefetto Montanaro di Catanzaro, che era il capo di questo sistema. Il capo di questo sistema era il prefetto Montanaro di Catanzaro. C'erano 5 ATO, tanto per ogni provincia, e non so quante, le stesse cose che il presidente Oliveri vi vuole perorare. Sempre gli ATO e sempre gli ambiti ottimali. Adesso si chiamano ARO, ambito di raccolta ottimale. Cambiano il nome, ma è sempre stronzo di mare. Ma sempre in questo modo qui. ARO. E vi voglio vedere. C'è un ambito ottimale, con un prefetto a Catanzaro, con un presidente a Castrovillari e con una società mista, soggetto gestore. Le stesse cose che per l'acqua. Tutti i sindaci nell'assemblea e un soggetto gestore, una ditta di Tarsia. Una ditta di Tarsia. Casino. Perché tutti i sindaci erano messi nella società, chi ha messo l'amico, chi ha messo l'altro amico, chi ha messo la mamma, chi ha messo la moglie, ma vero, voglio dire. E quindi il sistema, e noi spendevamo 377.000 euro per raccogliere 1.200 tonnellate di rifiuti che portavamo in discarica gestite da questo organismo. E allora era vicenda. Come ho fatto prima per l'acqua, io ho fatto la mia ordinanza semplice esempio. Il criterio, avvocato, il sistema è inefficiente e non efficiente, non efficace e quindi è diseconomico. Io ho detto, e me ne sono uscito con la diffida del prefetto Montanaro, per fortuna il prefetto Lisi, una persona molto seria, tant'è vero che è stato trasferito per essere stato troppo serio dal vostro sottosegretario all'interno, il deputato di Reggio Calabria, che era sottosegretaria all'interno, ha fatto trasferire e ha punito Lisi, il prefetto Lisi, perché ha fatto fino in fondo il suo dovere. Il prefetto Lisi, che è venuto a vedere, ha detto, caro collega Montanaro, guarda che il sindaco di Saracena fa le cose per te, ascoltole prima, perché gli avevo detto, o mi hanno detto anche quello, sanzionato, io non potevo uscire dalla società mista, perché adesso è fortunato, ma io nel 2007 c'era la società mista che gestiva, sono uscito e lui mi ha detto non posso uscire, come adesso fa la via e mi dice io devo rientrare nel sistema idrico, ma nemmeno carcerato, io sto fuori perché sto meglio e non vado con loro. Io sì, ma adesso ho finito, ma non voglio dire queste cose perché se non scuota la coscienza non andate. Io voglio dare un pugno allo stomaco, non mi voglio dare la carezza sulla guancia. Io sono qui per svegliare, poi alla fine, se poi alla fine volete anche sapere perché sono pensato, perché io ho anche un interesse per dire qui, non pensate che sono disinteressato, perché io avrei un interesse da chiedere a tutti i 403 colleghi della Calabria se mi seguissero. Guadagnerebbero loro e guadagnerebbero io, ma non lo fanno, non lo fanno. Per chiudere. Questo discorso è significante che noi siamo usciti. Io ho detto ai miei cittadini, vi faccio lo sconto del 25% sui 377.000 euro se seguite le nostre indicazioni. Se non le seguite l'anno prossimo, nel 2009, noi vi raddoppiamo, recuperiamo il 25 del 2008 e vi raddoppiamo del 2009. I miei cittadini sono stati bravissimi e noi oggi... Dal 2010 a oggi siamo nella delegamento. Noi siamo 11 per tutti questi anni ed abbiamo con alterne vicende da un minimo del 65% fino al 75% reale. E concludo dicendovi qual è il segreto della situazione, che tutti i colleghi però non vogliono fare. E lo voglio dire a voi che vi presentate alle elezioni, spero che vi presentiate, o chi si presenta, voi cittadini tenete conto di una cosa, fategli questa domanda, altrimenti vi prendo. Il sistema di raccolta differenziata deve essere frutto di questa motivazione. Dovete discutere per anni, non lo voglio fare perché c'è un volumetto che io metto a disposizione. Dovete motivare, dovete essere motivati, vi deve convenire e dovete sapere che fa la raccolta differenziata voi fate un tris, uno per la salute, perché l'ambiente è tutelato ed evitate le cose che il signor Auriem brillantemente ci ha detto, con il guai che ce l'ha detto troppo tardi, ci ha detto quali sono i guai che abbiamo subito, sarebbe stato molto, molto meglio se la terra di fuoco non sarebbe nata, e c'è il modo per evitare la terra di fuoco, perché non è che qualcuno adesso hanno scoperto che c'è il piombo, la cosa si è fatto vedere, si sapeva io a Saracena,
quindi che non sono dalla sapevo chi li mandava, sapevo chi faceva i contratti. Io sono una persona normale, è strano che non lo sapessero le procure della Repubblica. L'hanno scoperto troppo tardi, e anche se fosse in buona fede, per averlo scoperto troppo tardi non meritano le medaglie per cui oggi si trovano ad essere autorità presidente dell'ANAC, con la quale io non sono d'accordo su alcune questioni, proprio per la normativa sull'anticorruzione. La corruzione si combatte con le persone per bene specchiate che ci sono, non ci sono, le leggi sono un aiuto, ma non è la legge che fa la persona onesta. Detto questo, i cittadini noi li abbiamo motivati, e qui chiudo con tre consigli. La raccolta differenziata conviene per la salute, conviene per l'ambiente e conviene per l'economia, risparmiare. Avete tre motivi per fare la raccolta differenziata. Se non comprendete questo, non la farete bene. I miei concittadini l'hanno capita e l'hanno fatta benissimo e continuano a farla benissimo. Però bisogna farla in questo modo. Il soggetto deve essere pubblico. Come per l'acqua ho messo male al portafoglio, io sono uscito dalla società mista e non ho usato nessuno di quegli strumenti. E a testimonianza del fatto che ho ragione, quando la società mista dopo due anni è fallita, il curatore fallimentare ha regalato gli automezzi che noi abbiamo pagato. Li ha regalati, non li ha venduti. Quindi noi abbiamo pagato soldi e la curatela è venuta da me perché due mesi che io non avevo pagato dalla precedente amministrazione. Dico, ma tu sei pazzo? Ma perché regali quelle? E quelli che ha fatto la nostra... Andate a vedere i debiti dalla Sorica, i debiti dalla Veolia, i debiti delle società miste, i debiti con soldi pagati da voi, con le tariffe che avete pagato. Ed ecco perché allora, se abbiamo sbagliato una volta, non possiamo sbagliare. Noi non abbiamo sbagliato. E noi abbiamo creato un soggetto pubblico, un'azienda speciale, strumento del comune, fatta da amministratori che non si pagano, ma che sorvegliano. Io posso dire, non siete bravi a farlo, benissimo, individuate un soggetto esterno, ma il soggetto esterno non si deve portare dietro le frazioni differenziate. Le frazioni differenziate che voi fate a casa devono rimanere sul posto, e in regione deve andare soltanto il sacco nero indifferenziato e l'umido fino a quando non fate un impianto cittadino. Io lo sto facendo in Napoli in settimana prossima, l'impianto della lombricoltura, con cui noi risparmiamo i soldi del trasporto, i soldi del convenimento, produciamo compost che regaliamo alle famiglie e vendiamo agli agricoltori del distretto agroalimentare della Piana di Sibri degli agrumeti. Quindi però, anche ammesso che questo non si possa fare subito, l'umido e il secco indifferenziato deve essere trasportato all'impiantistica che fa con tutte le parti della regione. Ma la carta, il cartone, l'ingombrante, tutto deve rimanere sul posto. Io me la tengo stretta la monnezza, perché me è ricchezza, e la manipolo, la valorizzo, e quindi da un multimateriale metto la plastica da una parte, il vetro dall'altra, l'alluminio dall'altra, metto il ferro, e io questo me lo vado a vendere sul mercato nazionale del CONAI, e prendo soldi, solo però che sono un po' fregato, perché, e chiudo, Saracina produce 35 tonnellate di cartone, 94 tonnellate di carta, 200 all'anno, 291 tonnellate di plastica, 35 tonnellate di vetro, 86 tonnellate di acciaio, 43 tonnellate di alluminio e 14 tonnellate di legno. Se io potessi vendere tutte queste frazioni differenziate, io incasserei qualcosa come 32.000 euro oggi. Non ho incassato in questi anni 32.000 euro, noi ne ho incassato dai 14 ai 16.000 euro, perché questi quantitativi, per poter andare alle filiere del CONAI, devono avere un quantitativo minimo. Solo per la plastica riesco a raggiungere questo momento. Per le altre frazioni non riesco a guadagnare. Ho chiesto dei miei colleghi di darmi questo, me la vado a prendere, gliela pago, e non mi hanno detto di no.
perché il sindaco e il dirigente mi dicevano, e qui colpa del dirigente, non tanto del sindaco, dice no, ma l'azienda, e dopo si lamenta. Dico, ma scusate, ma voi avete fatto l'appalto con il soggetto privato con due varianti? Dici, tu mi devi fare un prezzo e ti porti a casa le frazioni differenziate, e me devi fare un altro prezzo che le frazioni me le lasci a me, e tu ti tieni soltanto le due frazioni. Non avendo fatto questo appalto in questo modo, è chiaro che il fornitore che vi fa il servizio mica vi lascia l'uovo, il torno dell'uovo, vi lascia al massimo la buccia, ma il torno dell'uovo sono pieno. E quindi in questo dovete modificare. Io non sono riuscito a convincere i miei colleghi. Non lo so perché, questo lascia la vostra fantasia. Molto innocentemente. Per cui oggi, e sono attrezzato, io ho un'isola ecologica di 6.000 metri quadrati per ospitare le frazioni differenziate, 60.000 abitanti. Siamo 3.880, c'è spazio per tutti. Perché così facciamo l'ambiente pulito, tuteliamo la salute e facciamo un po' di soldini che non qua. Vi chiedo scusa della prolissità, ma era per darvi cognizione esatta, perché siete alla vigilia di un'elezione, scegliete bene, perché dopo non potete lamentarvi se sarete fregati. Grazie. Allora, grazie a questo famoso sindaco che ci è venuto a trovare, gli perdoniamo un po' di parolacce, un po' di... Queste sono nel vocabolario della lingua italiana. Io, siccome leggo anche la Treccani, mi sono accertato che quelle che lì c'è anche sulla Treccani, quindi possono essere parole, diciamo, non tanto gradevole all'udito, ma sono componenti della lingua italiana. Quindi Treccani. Io sono sicura, alcune persone qui in mezzo le conosco, io sono persone che sono sicura che ci sono persone che hanno apprezzato tantissimo, come ci sono altre persone che probabilmente non sono d'accordo esattamente su quello che lei ha detto. Se siete interessati, sicuramente all'esito dell'intervento dell'assessore all'ambiente di Tortora potrete specificare quali sono le discordanze rispetto a quanto affermato dal sindaco di Saracena. Tenete presente che ognuno porta le proprie esperienze, quindi di conseguenza condivisibili o meno, sono comunque le esperienze. Qui abbiamo un sindaco che lo ha fatto per 6 mandati, non è poco tempo, quindi probabilmente ha la sua esperienza e ha il suo modo di esprimersi. Allora, assessore, a te, consigliere, l'hanno spacciata come assessore, però. Allora, consigliere all'ambiente, siamo vicini di casa, possiamo dire cugini. Anche se torniamo a sottolineare le differenze tra Tortora e Scalea, siamo su due ambienti fortemente diversi. Prima vedevo l'espressione sul viso di Gianni Emma quando il sindaco faceva. Tortora è una cosa eccezionale. Siamo un insieme per l'albergo di quindi tanto di cappello a Tortora che per l'albergo. Allora, noi qua siamo a Scalea, sindaco. Allora. Qui volevo sottolineare, io credo di aver letto nell'espressione del dottor Auriemma mentre lei sciorinava i dati, che parliamo di dati fortemente diversi, di numeri molto diversi. Noi in un solo parco abbiamo circa 4.000 persone, quindi sicuramente il territorio è fatto in modo diverso, quindi andrebbe approfondita sicuramente la questione piuttosto che liquidarla in maniera forse un po' approssimativa. Io sono certa che lei sa quello che dice perché parla del suo comune, lo conosce da 30 anni, ha fatto il sindaco 30 anni più o meno, quindi sa quello che dice. Scalea è una realtà un po' diversa. A noi molto più complessa urbanisticamente, dal punto di vista urbanistico, molto più complessa dal punto di vista della popolazione, perché Scalea non è omogenea nella popolazione, andrebbe fatta nella produzione, andrebbe fatta un'operazione di formazione probabilmente a tutti i livelli, dalla ditta alla gestione amministrativa al cittadino. Quindi io credo di convenire con il dottor Auriemma quando parla di queste differenze. Tortora è un comune che demograficamente è meno denso rispetto a noi, nei numeri forse è più simile a Saracena, anche se
Va bene, io passo la parola al consigliere con delega all'ambiente, così darà i dati precisi dei nostri cugini. Grazie, buonasera a tutti. E quindi io sono tanto piacere, ma non so se come sono stato presentato, mi occupo più che di ambiente, che è una parola troppo grossa, mi occupo da qualche anno della problematica dei rifiuti. E questo dal 2010, da quando l'amministrazione Lamborghia, di cui faccio sono parte, iniziò il percorso amministrativo che tuttora continua. E sin da subito ci trovammo ad affrontare il problema, la problematica dei rifiuti, che fin da allora rappresentava un problema sotto ogni aspetto, quello del decoro, quello ambientale, quello sanitario ed anche economico, per il danno d'immagine che tale problematica poteva comportare sul sistema turistico di cui noi viviamo. Insomma, anche noi nel 2010 eravamo in tema di rifiuti all'anno zero, come nel resto della regione. Il sistema di raccolta nel 2010 era quello classico, cioè quello che avveniva tramite i cassonetti stradali. Non vi dico come si può facilmente immaginare, ogni cassonetto era una vera e propria discarica con i rifiuti che tracimavano dei cassonetti stessi, cadevano i marciapiedi e in qualche caso anche le strade. Quindi di decoro urbano, di salvaguardia dell'ambiente, di pulizia, di igiene pubblica, nemmeno a parlarne. Il servizio, insomma, non funzionava e spesso ciò dava l'occasione a qualcuno per smaltire in modo illecito i rifiuti. Eravamo quindi chiamati, sin da subito fummo chiamati a dare una svolta a questo tipo di problematica. Decidemmo di affrontare la problematica facendo un nuovo patto che prevedesse una tipologia totalmente diversa da quella che era stata fino a quel momento. Decidemmo quindi di fare un bando che si basasse su una proposta di progetto migliorativa rispetto al bando e che comunque facesse della raccolta differenziata con il sistema cosiddetto porta a porta spinto il proprio credo. Per farla breve, quel tipo di raccolta iniziò il suo percorso a giugno del 2012, quindi eravamo in prossimità dell'estate. Quando dopo una capillare campagna di informazione che facemmo partire dalle scuole, dopo aver distribuito i kit necessari alla raccolta e dopo aver rimosso tutti i cassonetti stradali in due giorni, e questo su tutto il territorio del nostro comune, quindi a partire dal paese, dalla marina e anche dalle contrade montane che nel nostro territorio sono ben 16 e tutte abitate. Quindi fatto ciò iniziamo il nuovo servizio in contemporanea con l'entrata in funzione anche dell'isola ecologica che per me rappresenta il vero punto strategico del modello di raccolta adottato sia per i servizi che riesce ad erogare ma anche per la sua posizione vicino all'abitato, posizione che all'epoca non vi racconto fu fortemente contestata ma che ora è anche apprezzata da chi all'epoca contestava. I risultati di questo nuovo tipo di raccolta furono subito evidenti. Passammo a fine maggio, pensate un po', a Tortora si differenziava, a fine maggio 2012, a Tortora si differenziava a meno del 15%. A fine agosto, quindi in piena estate, con tutto il carico dovuto alle presenze estive, quindi da 6.000 persone portava la comunità di Tortora fino a 35.000 persone, la raccolta differenziata, la percentuale di raccolta differenziata passò quindi da maggio ad agosto al 46%, quindi diciamo in meno di 6 mesi raggiungendo quello che diceva appunto il sindaco di Saracino. Oggi a distanza di 3 anni possiamo dire che siamo un comune virtuoso perché riusciamo a differenziare mediamente tra il 72 e il 75%. A breve contiamo di arrivare all'80%, perché penso che sia un traguardo possibile. Differenziare quindi si può, basta avere le idee chiare, essere determinati sugli obiettivi da raggiungere, sposare un progetto che sia credibile e funzionale. Resta importante per me
comunque l'informazione e come i controlli devono essere continui. Anzi, noi spesso usiamo i controlli per sanzionare, ma anche per portare informazione direttamente sul territorio. È fondamentale comunque mettere a disposizione dei cittadini anche l'isola ecologica, dove si possono portare in modo diretto tutto ciò che è possibile recuperare ed avviare a nuova vita. E quando parlo di isola ecologica, non voglio essere, diciamo, capito male, perché spesso ci è portati a pensare all'isola ecologica come una discarica. Invece l'isola ecologica non è altro che un punto di raccolta temporaneo, quindi un punto di stoccaggio temporaneo. E perché sia funzionale, io penso che l'isola ecologica debba essere centrale rispetto all'abitato, perché deve essere a portata di mano di tutti i cittadini che vogliono competere direttamente in quello che vogliono, quello di cui vogliono liberarsi. Noi a Tortola abbiamo adottato questo tipo di modello, ed è grazie a ciò che la straordinaria emergenza che ancora oggi è vissuta in gran parte dei comuni della Calabria, a Tortola questa emergenza dal 2012 non esiste più, è un fatto sconosciuto. Differenziare, quindi, io dico che si può e tutti lo dobbiamo fare per rispetto che tutti dobbiamo verso l'ambiente che viviamo. Lo dobbiamo fare per chi verrà dopo di noi, perché non possiamo continuare a disseminare i nostri territori di discariche, siano esse autorizzate, siano esse tanto più quante che lo sono abusivamente abusive. Quindi lo dobbiamo fare perché le discariche in Calabria non riescono a smaltire tutto quanto quello che tutto quanto l'indifferenziato che giornalmente viene prodotto. Pensate un po', in Calabria giornalmente si producono circa 2.500 tonnellate di indifferenziato, le discariche riescono a smaltirne forse 1.700-1.800 tonnellate, quindi con tutto il resto probabilmente resta per pensare, con tutti i problemi che ne conseguono quindi sull'ambiente. Insomma, bisogna differenziare, quindi se vogliamo vivere in un mondo più decoroso, per limitare le emergenze sanitarie, per contrastare il fenomeno degli atti illeciti, ma anche per contenere i costi della tariffa che tutti noi paghiamo ai comuni e che i comuni trasferiscono alle regioni. Pensate un po', la tariffa base che la regione ha stabilito per lo smaltimento dell'indifferenziato è di 147 euro, però che cosa ha fatto la regione? Ora ha legato il costo della tariffa alla percentuale di raccolta che ogni comune è differente. In pratica un comune più differenzia meno paga di tariffa, e ha stabilito delle fasce. Noi come comune di Tortola, quindi come comune di Saracena, probabilmente rientriamo nella fascia più alta di percentuale differenziata, siamo oltre il 65%, ragione per cui un comune come Tortola, un comune come Saracena probabilmente ha un abbattimento sulla tariffa, che quindi una tariffa base di 147 euro va a pagare, ha uno sconto, diciamo, sulla tariffa di 40 euro, quindi da 147 euro paga alla regione 107 euro. Tutti i comuni invece che sono al di sotto della fascia pagano a mano a calare, fino a quando chi è invece riesce a differenziare meno del 25% o fino al 25% ha un incremento, addirittura un incremento sulla tariffa di 22 euro, quindi da 147 euro la tariffa passa a 169 euro. Questo fatto di essere virtuosi per noi ha fatto sì che, per esempio, un'abitazione di 50 metri quadri, sapete tutti oramai che il costo della tariffa dei rifiuti è legato sia ai metri quadri che alle presenze delle persone che occupano l'abitazione. Faccio degli esempi. A Tortola un'abitazione di 50 metri occupata da 3 persone va a pagare 97 euro. Un'abitazione di 80 metri quadri occupata da 4 persone paga intorno alle 120 euro. Un'abitazione di 150 metri quadri occupata da 5 persone paga 213 euro. Io non so, forse oltre al comune di Saracene, quali altri comuni possono permettersi questo tipo di tariffazione. Sempre in tema di rifiuti, comunque mi piace ricordare che da qualche anno, dallo scorso anno, abbiamo iniziato a portare anche la raccolta degli oli esausti.
oliche, e questo è un fatto a cui noi teniamo molto, perché gli oli esausti, oltre a eliminare, cioè oltre a provocare danni agli impianti sovrapparenti, provocano danni anche all'impianto di decorazione, e penso possa confermare quello che dico il dottor Ariel, ma probabilmente finiscono dal fare al mare, quindi senza essere depurati. E questo, questa raccolta di oli ha fatto sì che in questo anno abbiamo raccolto circa 250 litri di olio mensili dalle sole utenze abitative. Di questo dato, anche di questo dato, siamo molto soddisfatti. Nonostante, naturalmente, fondamentale nella riuscita di questi progetti è stata la partecipazione attiva dei cittadini, che abbiamo coinvolto facendo leva sulla loro sensibilità e senso civico, spiegando che ogni iniziativa a tutela dell'ambiente è importante per l'avvenire nostro e del nostro pianeta. E nel suo piccolo, un servizio di raccolta differenziata che funziona assolve a questo compito, perché riduce la possibilità di abbandono degli incendi, di rifiuti, e anche la creazione di discariche abusive, che voglio ricordare sono reati contro l'ambiente. Questo a dimostrazione che chi non ha rispetto per l'ambiente si porrà sempre ai margini della legalità. Grazie. Allora, questo è con delega all'ambiente del Comune di Torto, la Franca di Franco di Appetto. Allora, io so che il dottor Auremma vuole dire qualcosa. L'ho letto sui visi di alcune persone che forse hanno qualcosa da dire. Siamo comunque in chiusura e lasceremo lo spazio a chi vorrà rimanere e eventualmente fare domande o contraddire a quello che è stato detto. Prima di lasciare di nuovo il microfono al dottor Auremma, io voglio ringraziare chi ci ha aiutato, in primis Corradore Paola, Massimo Nocito, il Comune di Scalea che ci ha offerto il patrocinio, ma che purtroppo non è presente con una rappresentanza specifica questa sera, e i soci, i più attivi di Viva Scalea, me lo dovete consentire, fatemelo fare questo brevissimo inciso prima di ridargli la parola, che sono Francesco Fattari, Gianfranco De Itta, Cristiana Covelli, Dino Squadrito, Biagio Esposito, Francesco Cristiani, Andrea Fama, chi altro vedo? Io sono Monica De Carlo, Vincenzo Pugliese, insomma persone che cercano in qualche modo di contribuire dal punto di vista cittadino a svegliare un pochino le coscienze, a cercare di essere tutti un po' più bravi per vederci migliorare noi e poi migliorare anche il futuro dei nostri figli. Io restituisco il microfono al dottor Auremma e prepariamo, non so, la gogna al sindaco di Mi trovo per due volte, però sono l'unico di Scalea, quindi devo fare qualche moderata precisazione. Scalea ha consentito ai comuni di ottenere questi risultati. Non dimenticate che Scalea ha dato tanto in termini ambientali. Scalea ha avuto una discarica per molti anni e ha consentito a tutti quanti di poter riversare i rifiuti e di fare una corretta programmazione. Quindi non è che Scalea non ha curato una gestione, una progettualità. Purtroppo è stata sfortunata nel gestore, ha cambiato spessissimo il gestore perché non aveva i titoli abilitativi per fornire servizi. E questo forse l'ha pagato, ma in termini ambientali Scalera ha consentito a tutti i comuni della fascia di Peralto di Reno di fare una corretta programmazione. Io credo che va ristabilita questa cosa. Poi volevo rispondere al sindaco, per tempo due volte ha citato la vendetta della magistratura. Io dico che ho detto, e forse il sindaco è stato, è sfuggita la cosa, dal 2001 è diventato delitto la gestione indebita dei rifiuti. Prima ci si riferiva al codice Rocco del 1933, era impossibile, erano tutte sanzioni amministrative oblazionabili. Non è che io sono a favore del giustizialismo o meno, ma non c'era la possibilità di fare serie indagini sul sistema, sui flussi, sui flussi in AT, perché comunque sia, non so se il sindaco lo sa, un'intercettazione telefonica, si è arrivato a un certo numero di anni di tempo fa, e quindi le indagini vanno fatte anche per questo,
le indagini di osservazione e controllo vanno fatte, perché voglio dire altri, ma vanno gestite in questo modo. E poi non ci dimentichiamo che oggi, in questo momento, la magistratura ha una funzione supplente, fa da supplente su tante tante decisioni che devono assumere gli amministratori. Molte, molte volte, se lo dice la magistratura, si agisce, se non lo dice il tribunale, comunque l'amministrazione giace tranquilla e serena, perché non ci sono altri problemi. Mi sentivo di fare questa moderata osservazione, perché è bene che tutti gli altri hanno raggiunto i risultati, ma è anche ovvio e certo, è vero, che Scalea ha dato tanto a livello ambientale, ha dato veramente tanto, e credo che c'è ormai una svolta in questo tipo di gestione, e sicuramente raggiungeremo anche noi, sì, raggiungeremo anche noi i risultati che avete raggiunto. Allora, io non so se qualcuno vuole intervenire, se ci sono domande oppure contraddizioni, magari non tutti siete d'accordo su quello che state detto, siamo in chiusura, io spero che questa, ecco, vedo una manina, e la manina di Andrea Fama, vieni Andrea, uno dei nostri, come dire, diamanti dell'associazione, fortemente attivo e anche molto impegnato su vari fronti, vieni Andrea. Grazie. La domanda era per Gianni Oliema. A Scalea, la discarica di Scalea, risulta che le vasche che compongono la discarica non sono state correttamente qualificate. Io volevo sapere questo cosa comporta nel territorio, cosa bisogna fare in merito, e poi altra domanda, visto che è abbastanza contento la possibilità che nella discarica di Scalea non ci siano solo dei giudici che dovrebbero essere. Cosa mi viene per fare per appurare cose che si sono anche in questo caso, cosa poi sono le ricariche del territorio, chi dovrebbe fare? Quando riguarda le vasche non qualificate, forse ci sono solo delle vasche che drenano il percolato, ma una discarica, una volta esaurita la sua volumetria, non è un elemento che si chiude, è importante. Il post morte della discarica dura almeno 15-20 anni di gestione, e questo intervento viene contemplato in base di capitolato speciale d'appalto. La società che gestisce quel sito, quell'impianto, è un bioreattore in fin dei conti, deve garantire con la fideiussione la post gestione, cioè il post, voglio dire, il colmamento della discarica, quando ha finito le volumetrie, quando ha colmato le volumetrie, c'è una gestione successiva che deve essere contemplata nel capitolato speciale d'appalto. Altrimenti, voglio dire, è un capitolato speciale d'appalto monco di questa gestione, se ne assume la responsabilità l'amministrazione. Detto ciò, è da precisare anche che la cattiva gestione dei rifiuti urbani ricade solo ed esclusivamente sull'amministrazione. Io prima ho intenso parlare di rifiuti industriali, che cosa ben diverso. Quindi la responsabilità ricade su imprese e su altri elementi. La gestione, la cattiva gestione dei rifiuti urbani ricade solo ed esclusivamente sull'amministrazione. Per quanto riguarda l'accertamento che tu mi dicevi, ebbene, dall'analisi chimica del percolato è possibile capire e risalire ad eventuali difformità di gestione con la presenza di elementi che generalmente nei rifiuti urbani, nei rifiuti organici o indifferenziati non ci deve essere. Tenuto conto che la discarica è stata fatta per rifiuti differenziati, beh, qualcosa ci può essere, ma non in valore o in concentrazioni elevate. Quello sia da quello, se si accerta quello, si accende un campanello d'allarme. Si deve appurare, si deve approfondire l'accertamento, l'approfondimento analitico e non del dei rifiuti che sono stati compiuti attraverso l'indagine, attraverso, vuol dire, altri tipi di indagini, però si può fare. Se c'è un'evidenza netta, perché una discarica di rifiuti differenziati, c'è capitato anche il barattolo del detersivo o dello smacchiante o di altra roba, quindi che ci dobbiamo aspettare un elemento del genere, non una discarica pura. Però se poi queste concentrazioni sono assolutamente elevate, il discorso comincia a essere diverso, vuoi per accertamenti
di elementi radioattivi, ad esempio smaltimento di residui ospedalieri, poi per altri tipi di elementi, quindi di approfondire. Ma sulla discarica, sulle vasche, io credo che devono essere gestite, il percolato non deve permanere nella vasca, deve essere drenato in tempi assolutamente programmati, con degli impianti adeguati per deprare quel tipo di reflui. Allora, c'era una precisazione che il sindaco di Saracena vuole fare. Anche io ho commesso un errore prima nel ringraziare i miei soci dell'associazione, sono dei pessimi coppi, diciamo, nel dare il suggerimento. Ho dimenticato Pino Squadrito, che oggi ha dato veramente il massimo. No, non l'ho detto prima. Mi sono scordato Pino, che è stato sotto il sole tutto il pomeriggio insieme anche a te, è che quando si fanno i sacrifici bisogna comunque dare atto di chi li fa i sacrifici. Ora, pregandolo, c'era qualcuno che voleva dire qualcosa? Prima che do la parola al sindaco, perché poi l'avete visto, e fermarlo è un'impresa ardua. Quindi se ci sono magari domande, le obiezioni prima si leggevano sui visi, magari qualcuno, ecco la signora, ecco. Mi permetto che lei mi pare che sia un dottore di un comune virtuoso, vicino, benché virtuoso, si vuole cantato virtuoso, benché mi chiedo un po' il fatto che lei ha avuto 6 mandati e io ritengo invece che variare in genere sia un qualcosa di estremamente positivo, tant'è che già dalle scuole elementari, mentre era valorato il docente singolo, c'è già il modulo che si perfetta fino al liceo, ma questo è il mio modo di pensare. Non mi trovo d'accordo con il fatto dei magistrati, perché lei pensa, no, come tutte le categorie, ci sono i bravi, i meno bravi, come lei ci sono sindaci che per me che vogliono avere ed espletare la loro missione in maniera brillante, ci sono sindaci in galera, quindi uguale per i magistrati. Mi lascia un po' perplessa l'idea, che ho capito bene, lei ha avuto questo avviso di sanzione, perché è andato un po' in difformità rispetto ai regolamenti, no? Che sanzionano a calcolo della tariffa, che è uguale un po' in tutta Italia. Lei ha fatto questa deviazione, no, da una regola generale, perché sono dei tecnici, avrà fatto dei conteggi che riducono i costi di questi soggetti, dei nostri abitanti. Questo però, le domando, non potrebbe essere un po' provocatorio come suggerire a qualche sindaco di alzarsi una mattina e cambiare le regole? Due, perché non applicare le stesse tariffe e utilizzare l'esubero per sanare qualche altro debito del comune, ma soprattutto devolverlo agli indigenti? Domanda molto intelligente, che merita una risposta tentativamente intelligente. Se ci sono altre domande, così rispondo a tutte, guadagnate tempo. Se ci sono altre obiezioni. Innanzitutto, io non ho espresso un giudizio sul comportamento di sì. Io da Calabrese, quindi conosco la Calabria e sono anche un po' adirato, perché io amo la Calabria, sono convinto che la Calabria ha tutto quello che altre regioni hanno in solitudine: il Trentino la montagna, per dire, la Toscana e l'Umbria la campagna, e così via. Noi abbiamo tutto, cioè noi abbiamo una ricchezza archeologica, storica, monumentale, ambientale, tutto. Però abbiamo... Quando io parlo della magistratura, parlavo della magistratura, non parlo dei singoli magistrati, come categoria. Lei pensa, io sono un pollino, io ho fatto questi 6 mandati, ma li ho fatti in epoche molto diverse. Ne ho fatto 3, poi ho fatto altri ruoli, poi ho fatto una quarta, poi ho fatto altri ruoli. Avevo deciso di prendere le scarpette ai chiodi e mi hanno chiamato in servizio. Negli altri ruoli non ho durato molto. Questo mio non ho carattere, come
come dice anche, mi dicono anche in famiglia. Perché a me questo è stato la mia pianta. Allora, la magistratura, se io se vado in un paesino, io la volta settimana dovrò andare a Limpadi per una conferenza, così. Io conosco la provincia di Reggio Calabria e la conosco molto, ma molto bene. Tu non conosco. Ma lei pensi, lei veramente pensa che si tipo soltanto i reati? Cioè, se questa mala pianta che noi abbiamo sul nostro territorio è così diffusa, è così forte, lei pensa che questo sia, non dipenda anche da una mancata capacità repressiva, che la politica fa anche i suoi errori? Per esempio, il quinto centro siderurgico, che poi è diventato porto di Gioia Tauro, dal mio punto di vista è stata una cosa completamente sbagliata. Ma io so nome e cognome. Io sono di Saraceni, io ho nome, cognome del capo, del sottocapo, del vicecapo, di tanti comuni regini, di tanti comuni crotonesi. So chi comanda, so chi comanda, so come comanda. Possibile che queste cose possano durare per decenni senza che non si trovi un modo, ma venisse anche il prefetto Mori, venisse anche la legge marziale, così via. Ma non è possibile che la malavita con i suoi tentacoli mortifichi questa terra e non solo questa terra. Oh, allora c'è una connivenza politica, c'è una connivenza sociale, ma c'è un compito repressivo che spetta soltanto ad alcuni. E perché poi alcuni vengono trucidati? Perché la categoria fa finta di non venire. Perché perché è facile uccidere Borsellino e sei un simbolo. Ma se sono mille i Borsellino, sono 10.000 i Borsellino, non si possono uccidere. Almeno credo. La seconda domanda che hanno fatto? Ah. Allora, il problema è di metodo. Io contesto il calcolo dell'autorità, perché l'autorità parte da un presupposto che io non condivido. E il presupposto che non condivido è anche suffragato dalla realtà, perché il criterio di calcolo dell'autorità di gestione del ciclo delle acque insieme all'energia è fatto in modo tale da premiare le speculazioni. Per cui dietro un calcolo asettico noi vediamo che non si calcola il costo del servizio e anche i costi annessi, cioè perché potrebbe guadagnare e spendere. E io perché devo pesare come tariffa sul ciclo delle acque e magari fare le feste con i soldi che io dovrei ricavare dal ciclo dell'acqua? Il ciclo dell'acqua deve essere un costo reale. E se più basso il mio, i miei amministratori non si pagano. Perché dobbiamo fare un consiglio di amministrazione di 40 sindaci e di 4 manager che devono guadagnare indipendentemente dai risultati? Perché se un manager nella società privata, lo mettiamo, se lavora a lavare rossi e poi la rossa è chiusa, noi lo licenziamo. Mentre il direttore generale del ciclo delle acque in Calabria si è pagato indipendentemente dai risultati. Allora io ho il diritto di esigere innanzitutto, nel rispetto della legge, economicità, efficienza ed economica. Lasciamo il discorso economico, significa il rapporto al servizio, perché se io pago quella serie di plastica come se fosse di vassello di legno pregiato, di noce, io non posso pagare, se di plastica devo pagare di plastica, non lo posso pagare di noce. E così via. Allora, la gestione del servizio dalla Calabria del Mezzogiorno, noi abbiamo pagato a tariffa e alcuni non hanno manco pagato perché magari abbiamo avuto amministratori notorevoli. Noi paghiamo sull'acqua un costo che è eccessivo rispetto ai servizi, perché non è né efficiente e né efficace. Allora, perché l'autorità non sanziona la Sorical, non ha sanzionato la Veolia e tutte le Sorical e le altre regioni per i disservizi? Perché comunque il senatore Cano si è pagato indipendentemente se l'acqua a Cosenza è arrivato, se la Patemarco ha funzionato o non ha funzionato.
il sindaco di Catanzaro si è pagato indipendentemente o meno se l'acqua è arrivata. Allora perché questo concetto? Io ho il dovere, non il diritto, di sanzionare, di contestare. E io dico, nella mia gestione io voglio l'acqua pubblica, gestore pubblico senza utile. L'utile, ci deve essere l'utile per gli ammortamenti del costo del servizio, ma io non devo guadagnare sull'acqua per pagare i buchi che posso fare in altri settori. No, il rischio è questo. Dice, no, ma io ho capito anche male, chiedo scusa. Quindi il rispetto del costo e così via. E le faccio un esempio, e chiudo per dare altro. In una precisazione, io non ho espresso i giudizi sulle amministrazioni di Scalea, la cui comunità mi è molto cara, io anche con la mia famiglia sono andato e conosco questa comunità da tempo. Quando Franco Zito era sindaco, era anche con lui e così via. Io non ho espresso, dico soltanto alla comunità di Scalea, proprio per quello che è un polo turistico, tanto è vero che io alcuni anni sono venuto anche a Scalea, mi piace cambiare, e amo Scalea, e amo la Calabria, amo l'Italia, amo il Meridione e così via. Ecco, su questo però siamo un po' in arretrato. Perché voglio sapere, voglio dire, che ho sbagliato a leggere dalla mia quelle cifre. Noi i quantitativi sono 70 tonnellate di cartone, 35 di carta, 50 di plastica, 115 di vetro, 20 di acciaio e 5 di alluminio. Ma sapete quando è il ricavo di questo, signore? Sapete il cartone a quanto ci viene pagato? 35 euro a tonnellata. La carta 95 euro a tonnellata. La plastica a 290 euro a tonnellata. 290 euro a tonnellata. Ecco perché faccio 20.000 euro. 36 euro a tonnellata il vetro. 86 l'acciaio, l'alluminio è poco, 443 euro. Capite bene che se queste frazioni vengono differenziate e Scalea, che ha la fortuna di ospitare 20.000, 60.000 d'estate, che molti colleghi, qui lo voglio dire senza polemica ma anche con polemica, sempre nell'etimologia greca di polemos, di contestare, non di fare guerra, che se queste frazioni si può ricavare tanto, se voi avete 40.000 persone durante l'estate, non è una fregatura, è un vantaggio. Quindi non mi potete dire, ma noi ne abbiamo 40 e quindi non lo possiamo fare come a Saraceni, che se io sono sfortunato ad amministrare una comunità di 3.800 abitanti che non ha questa fortuna. No, scusate, le certe che vengono domani mattina e così via, cioè è fortunato, io ho detto al sindaco di Rossale che dice, ma è facile fare la Saracena. No, farla a Rossana è molto più facile. Rossana porta 80.000 tonnellate in discarica e si danneggia con la discarica, non deve portare 80.000. Questo è il problema. Nessuno ha detto che i turisti sono amministrati, i turisti sono la nostra fortuna e noi ne vogliamo non 40.000, noi ne vogliamo 80.000 di turisti. 160.000 di turisti. Stiamo dicendo che per quanto riguarda la metodologia e l'esame delle problematiche sono su due piani differenti e come tali vanno trattati. Siccome siamo ormai agli sbocci, la dobbiamo portare a mangiare un arancino qualcosa prima che magari insomma ci venga a dire che qui a Scalea l'abbiamo fatta morire di fame. Allora io direi che se non ci sono altre domande possiamo chiudere a questo punto. Voglio confortare che è una ricchezza. Qui con noi, se volete continuare a parlarci in privato si fermerà ancora un pochino nel frattempo che ci muoviamo dalla piazza e scendiamo. E ribadisco insomma che era una questione di metodo, va fatto uno studio diverso e essendo le problematiche diverse. Non si possono utilizzare le stesse medicine per malattie diverse. Allora, dobbiamo chiudere perché siamo lunghissimi. Il metodo è bisogna applicarlo, ovviamente con metodologie e tempistiche diverse, un volume di 3.000, un volume di 30.000. E sappiamo noi? Il metodo è identico. Era questo che volevamo dire. Volevamo dire semplicemente che a parità di problema, va bene così, a differenza di identità,
e anche di caratteristiche che bisogna affrontare la cosa maniera, anche una capitalità. Io vi ringrazio ancora, rimaniamo ancora insieme per questo piccolo, insomma, che l'abbiamo preparato, grazie a tutti, anche che insomma via via ci hanno lasciato, e buona serata.